Parliamo della gara con Carlos Budini, insomma, un pareggio che lascia tanto l'amaro in bocca e insomma, anche se ottenuto contro una squadra in lotta per i playoff, la partita si era messa troppo bene per poterla pareggiare. Sicuramente rammarico, un pareggio con il sapore di sconfitta perché abbiamo fatto veramente 50-60 minuti delle belle cose, un calcio a bel livello e poi purtroppo abbiamo veramente buttato via 2 punti. Proprio di questo volevo parlare. Poi cosa è successo? Dopo il 2-0, il tuo 2-0, anche la traversa di Alboghetti, il potenziale 3-0, lì cosa è successo? Si è spento qualcosa? Sicuramente abbiamo un po' mollato a livello di marcazione, di pressing sul possessore di palla. Non lo so se abbiamo concesso troppo, cioè dei giocatori che loro hanno una squadra che dei giocatori importanti, quindi quando dai spazio e ci permetti di giocare la palla hanno fatto veramente male. Anche in attacco negli ultimi frenetici minuti, però è mancato un pizzico di qualità, tanti errori, forse la frenesia, la voglia di fare gol ha tradito un po'. Sì, sicuramente è una partita che vince 2-0, prendi il pari, dopo poi vuoi ribaltare, fare il terzo, magari un po' di frenesia in troppo, mancava un po' più di tranquillità, di pazienza, girare la palla e quello non siamo riusciti a fare. Però comunque penso che dobbiamo ripartire da quei 50-60 minuti che abbiamo fatto ad alto livello e continuare perché il campionato si è visto che le squadre sono forti e che non possiamo sbagliare, bisogna fare 90 minuti allo stesso livello.